vero, è vero. Confermiamo. Dai, rispondi sì. Che prendo qualche sì, diabete. Grazie. A prendere il è vero. E non ragazzi. Solo, è la sfida, non tanto perché ci venga difficile, ma perché è una cosa poco accettata, no? Nel senso che le persone, cioè diciamo, salute. Non le persone in quanto tali, diciamo, la lettura delle cose che si restituisce alle persone spesso ha bisogno di messaggi molto chiari e molto facili, anche quando si riferiscono a cose alte intellettuali, cioè quella è la musica intellettuale, quella è la musica per divertirsi, quella è per ballare, quella è per fare politica, quella è per le poesie nei diari delle quindicenni e quella invece per gli over 50, okay. E invece la libertà è anche non stare da nessuna parte, o stare da tutte le parti, che poi più o meno vuol dire la stessa cosa, no? Ed è una cosa che riflette quello che siamo noi, nel senso che siamo cinque persone molto diverse, con teste molto diverse, e riflette il fatto che abbiamo momenti di vita diversi che ci attraversano, e bene o male le canzoni le scriviamo abbastanza velocemente, nel senso che viviamo una fase che può essere anche un pomeriggio in cui odi tutti, buttiamo giù una cosa e poi quella cosa appartiene a quel momento della nostra vita. E quindi sì, c'è più voglia di creare un caleidoscopio molto colorato che paura di contraddirsi, direi. Effettivamente per la prima volta forse abbiamo ragionato in antitesi, non abbiamo ragionato in antitesi ma in sintesi. Nel cercare il titolo del disco e le prime due parole sono abbastanza iconiche per quello che riguarda il tipo di narrazione della nostra generazione, cioè l'amore e il lavoro, che in qualche maniera negli ultimi anni, soprattutto con i cambiamenti sociali ed economici dovuti alla grande crisi, sono stati riscritti nel loro significato rispetto a quello che era nel Novecento. Gli altri miti da sfatare è che non c'è solo quel lato lì della faccenda, ma sono, insomma, è un momento molto più complesso ed evidentemente c'è un caleidoscopio di cose che va riconsiderato. Ci ritiriamo all'apice della nostra carriera come Platini. Cosa succederà? Faremo due giorni in cui dormiremo, sempre, 48 ore di sonno pieno. Sembreremo morti. E poi non lo so, cosa possiamo dire a questo punto della nostra vita? Che glielo diciamo alla fine. Sì, avanti, sì, no? Abbiamo due anni di tour ancora, no? Due anni? Saranno tre? quattro anni. Sono arrivato in furgone Bologna-Milano per la prima volta dopo un anno e mezzo e già mi sono rotto i coglioni. Ah no, ce l'ho io un'idea, raga. Traduciamo tutto in spagnolo e facciamo... Oh, sì. Quella è una buona idea. Mercato sudamericano. Per vedere se veramente il nostro disco più pop. Dobbiamo tradurlo in spagnolo. Esatto. Solo io che c'era vero una volta che si faceva questa cosa. Eh sì. Si fa ancora. Lo fa ancora. I Sintonia. Sintonia. Vero, giuro.